mentre voi chiacchieravate, io anch'io ero fuori con Pia e ho scoperto che è una delle mie canzoni preferite e... L'hai scritta tu, di Vasco? L'ho scritta io 10 anni prima di darla a lui. Ah, addirittura? Me la cantavo ai miei concerti. Poi, fra l'altro, non credevo che fosse una canzone così bella, diciamo. Era bella, però non... Lui l'ha definita una carezza proprio, questa sì. Mi ha fatto piacere. Fatto molto piacere. Poi ha scritto per Patti Pravo, per naturalmente anche Irene Grandi. Ci sono tutte le informazioni su un sito che vogliamo dare, così possono conoscere meglio Pia, perché noi abbiamo sempre questi tempi televisivi abbastanza ridotti e non si può parlare di tutto e di più. Sì, Piatucito.net, c'è scritto tutto. Andate a leggere lì. Sì, no, quello che ho fatto e anche quello che farò, insomma, è certo. Molto super aggiornato. E poi da poco sono uscite anche le app gratuite sugli iPhone, l'iPad, tutte queste tecnologie d'avanguardia, insomma, moderne. Ecco, io l'ho fatto grazie alla DMI, che è una ditta, cioè, che mi segue il mio sito. Perfetto, Pia sta benissimo. Pia e tutte le salse. Sto benissimo. La facciamo ascoltare per chiudere Terrazza Cursa al di oggi. Grazie per averci seguito, buon weekend, buon fine settimana. Grazie a Sonia, grazie da Marco Corona, ai clown e a tutti i nostri ospiti. Brava, ci vediamo lunedì. Ciao a tutti, a lunedì. Sto benissimo. Gente.